Daniel Peres viene a giocare un derby con una fisicità, un'intensità, una determinazione clamorosa, litiga con tutti, perché litighi con tutti, però alla fine la porti a casa. Litigare fa parte del gioco, fa parte del gioco. Un derby non è una semplice partita, è una partita che si gioca col cuore e chi ha più cuore la porta a casa. Noi abbiamo dimostrato che possiamo giocare con tutti e il risultato è favorevole a noi grazie a questa cosa. Daniel, c'è stato un momento di difficoltà con i falli, falli di Crotta, l'assenza di Foyer, falli di Chiera. In quel momento lì però voi non siete andati giù, insomma, avete impedito a Forlì di allungare. Poi nel finale, nonostante la stanchezza, cosa è venuto fuori di voi? Ah, noi sappiamo che possiamo giocare tutti. Chi entra in campo dal primo all'ultimo sa che deve giocare per la squadra. Non dobbiamo mai andare giù, perché se andiamo giù perdiamo subito in partenza. Questa cosa l'abbiamo imparata benissimo, Massimo ce lo dice sempre. Cioè, ci incoraggia sempre e ci aiuta lui dalla panchina come i cinque che stanno in panchina. A questo punto vi dovrete giocare tanti scontri diretti per i playoff, però questi due punti pesano moltissimo nella corsa. Dove può arrivare Rimini? Rimini, se continua così, può arrivare molto lontano. Se giochiamo così, anche se arriviamo ai playoff, io spero di sì, tante squadre dovranno battersi veramente forte. Per te, che sei un prodotto di Rimini, quanto conta questo campionato, anche il tuo personale campionato? Stai facendo un girone di ritorno di grandissimo livello. Dove vuole arrivare Rimini me l'hai detto, dove vuole arrivare Peres però? Peres vuole arrivare più in alto possibile. Lavorando, io sto lavorando sempre duro ogni giorno, perché so anche che la Serie B, il terzo campionato italiano, è molto duro e per arrivare più in alto devo lavorare sempre, sempre. So cosa devo fare per arrivare in alto. Però in A2 l'anno prossimo ti vedi? Certamente, positivo.